Il vero santo per me è piuttosto Federico. Piuttosto Federico che no San Luigi. San Luigi sarà santo per la sua pietà, riconosciuta fin dal 1950, diciamo, molto tempo prima della morte, diciamo, per la sua devozione, per la sua ascesi, diciamo, crudele ascesi, diciamo, per tutti i colpi che ha dato al povero corpo. Ma sarà santo anche perché tra tutti i re di Francia è l'unico a non aver avuto bastardi. Né probabilmente maîtresse, donne. Dunque, penso che la sua santità riconosciuta non va fino a una novità intellettuale, a una costruzione d'immaginazione, diciamo, dell'avvenire di una Francia plurale. Federico ha avuto dei meriti, ha avuto anche delle chance, diciamo, della fortuna, ha avuto dietro di lui una doppia tradizione di apertura intellettuale e siciliana e di protezione speciale dell'imperatore in Germania. Questa eredità si è inserita nella scoperta di una storia della rivelazione in cui entravano gli ebrei e i musulmani, e da un orgoglio intellettuale che gli faceva vedere che l'importante al di sopra del rito invocato per l'onorare Dio era al di sopra, c'era la missione del sovrano di essere il buon pastore di una gregge diversificata, e dunque questa gregge diversificata si doveva proteggere e non tosare indiscriminatamente o discriminatamente, ancora peggio, e di non uccidere. Dunque un rispetto per le popolazioni, tranne in caso di rivolta, per questo che è stato durissimo verso i rivoltati, i ribelli della Sicilia occidentale, e che le vecchie città musulmane sono state definitivamente distrutte in Sicilia occidentale, perché la ribellione era ribellione contro Dio, contro quello che rappresentava Dio nell'ordine dello Stato, mentre aveva il massimo rispetto per chi rappresentava Dio nell'ordine della Chiesa. Questa separazione della Chiesa e dello Stato, questa separazione, ma questa doppia fede nella fede della ragione, mi fa che io penso a un Federico Santo nel campo dello Stato, nel campo della visione dinamica della statualità, quello, come è stato ben scritto già in Italia, ma poco ricevuto in Francia. Ma dico che ha animato la creazione di uno Stato equilibrato tra le religioni, in modo che questo è sopravvissuto, non senza traversie, senza guai, fino al 1493, poiché ricordo che la Sicilia ha espulso gli ebrei un anno dopo, con un anno di ritardo rispetto agli ordini che venivano da Burgos e dalla capitale spagnola, diciamo, che ha resistito in nome di questo patto sincero, e un patto solido. Ricordo semplicemente che quando c'è avuto il massacro di Modica, degli ebrei di Modica, da parte dei poveri e degli schiavi di Modica nel 1472, credo, o 3, a 80 anni, il viceré è venuto a cavallo
da Palermo in pieno inverno e ha fatto impiccare tutti i colpevoli. È stata una reazione immediata, diciamo, questo patto profondo tra la monarchia e le minoranze era da rispettare a lunghi, diciamo, fino a, completamente. Voilà, se avete delle domande sono disposto.